Ragazzi, buongiorno, con le mezze mani che fa un freddo. Proviamo a fare la crema di nocciole cacao. Allora, con 200 g di nocciole pulite, 3 cucchiai di cacao amaro, 100 ml di latte d'avena o latte di mandorla che io ce l'ho, 3 cucchiai di sciroppo d'acero, mai usato, ma l'ho comprato stavolta, non l'avevo mai comprato le altre volte, speriamo che mi piaccia, olio di semi di mais o di girasole, 2 cucchiai, forno preriscaldato a 180 gradi, modalità statica. Allora, le nocciole in una teglia non sovrapposte vanno tostate per 10 minuti e poi rimuovo la pellicina. Le verso poi in un frullatore a immersione, sperando che il mio vada bene perché secondo me non va bene, e ottengo una crema. Aggiungo poi l'olio, il cacao, frullo ancora verso il latte, frullo fino a che non ottengo la consistenza desiderata. Qua i capelli stanno crescendo e quindi sono un po' corti, un po' lunghi, vabbè, li ho legati perché li devo lavare. Proviamo a tostare prima le nocciole su una teglia, proviamo, mamma mia, la ricetta per la prima volta, ho paura che non vengano bene. Deve venire una crema, speriamo che il mio frullatore vada bene perché ho paura che non sia abbastanza potente. Ok, nocciole 200 grammi, cacao, sciroppo d'acero, olio di semi di mais, frullatore quello lì e la teglia, ho letto che serve la carta da forno, 10 minuti o 20, a 180 gradi 10 minuti, provo a tostare le nocciole. Sono già pelate, ah, sono già tostate queste qua. Un problema in meno. Proviamo a frullarle così. Vediamo. Questa è la Nutella. Ok? È granulosa lo stesso, porca vacca. Ho messo 100 ml di latte e liquida. Ho aggiunto altro latte in più di quello che c'era scritto, perché era granuloso e sa solo di nocciole. Ho messo il cacao, ho messo lo sciroppo d'acero, cacao amaro, latte d'avena, no, latte di mandorla, l'ho usato io, però va bene lo stesso. È granuloso, è un po' liquida, sembra un gelato, sembra una mousse. Adesso la metto in frigo, piuttosto la copro con la pellicola perché non ho altri contenitori ermetici. C'è scritto metterla in frigo in contenitori ermetici, conservarla in contenitori ermetici. Devo provare a spalmarla sul pane, sa tanto di nocciole e di nient'altro praticamente. Queste nocciole mi sa che non vanno bene. Comunque questa è la Nutella fatta in casa, adesso proverò poi a spalmarla per merenda sul pane e vediamo. Se sapeva anche di sciroppo d'acero o di cacao andava meglio, se non era, non so perché è così granulosa. Boh, il frullatore subito ha fatto fatica a frullare. Poi più mettevo roba liquida e più frullava meglio. È bella vista così, sembra una cioccolata calda, però appena la tocco, la tiro su col cucchiaino, è granulosa. Non so, voi l'avete mai fatta la Nutella in casa? Per essere la prima volta, direi che sono abbastanza contenta. Abbastanza. La farò altre volte sicuramente. Ragazzi, buongiorno. Un'altra ricetta. Frittelle di ceci e verdure. Allora, la ricetta dice usare una carota, una zucchina e farina di ceci, acqua, eccetera. Io ho usato due carote, una zucchina congelata, di quelle tagliate a fette nel congelatore, le ho congelate e tagliate a fette, e una patata, così finisco tutti gli ingredienti che ho e via. Le verdure che ho nel frigo, avevo le carote che stavano andando male e quindi le faccio andare. 200 g di farina di ceci, 250 ml di acqua a temperatura ambiente, un cucchiaio di olio evo, quindi olio extravergine d'oliva, sale. Mescolo acqua e farina e olio, ottengo una pastella. Aggiungo le carote grattugiate, le zucchine, una carota e una zucchina grattugiata, la ricetta dice così, ma io con la grattugia, quella per grattugiare il formaggio, non mi trovo bene a grattugiare le verdure, non mi piace e quindi le frullo. Le cuocio adesso in pentola con acqua calda e polisale. Quando diventano morbide le frullo con un po' d'acqua. E le aggiungo poi alla pastella, vediamo se viene bene. Tanto la cucina è creatività, quindi si può modificare. Le ricette si possono migliorare, modificare. A modo nostro, direi. Secondo me vengono lo stesso. Se le cuocio, vengono forse ancora meglio invece che grattugiare le verdure. Voi fate le grattugiate. Provate anche voi se non avete mai fatto questa ricetta. Se mi vado a tagliare sto ciuffo, vabbè. Cuocio in padella, ma secondo me si possono cuocere anche in forno. Uniamo appunto alla pastella le carote grattugiate e le zucchine grattugiate. Mescolo tutto e con dei cucchiai faccio una forma rotonda, insomma, e metto nella padella con dell'olio, le cuocio 5 minuti per lato e sono pronte. Proviamo insieme. Ho sbucciato le carote e una patata, due carote e una patata, ho messo anche le zucchine, le cuocio. Vediamo come vengono le frittelle. 200 ml di farina di ceci setacciata un minuto fa.
Poi 250 ml di acqua, qui e un cucchiaio di olio. Adesso prendiamo già un cucchiaio d'olio qui, non è un cucchiaino, è un cucchiaio dell'IKEA. Un cucchiaio, voilà, ecco, basta, è un cucchiaio. Olio, acqua, mescoliamo e facciamo la pastella. Poi vado a grattugiare le carote. Mescolo tutto insieme, faccio delle frittelle rotonde e via. Secondo me c'è più farina che acqua. Sì, la pastella c'è. Okay. Sempre qualche grumo. Sempre dei grumi. Cuocere a 180 gradi, magari 15-20 minuti. E viene bene lo stesso se non volete farlo in padella. Questo è, sembra una torta. È un impasto molto molto denso. Densissimo. Adesso metto le verdure e ci vediamo dopo. Ok? Stavolta mi sa che non è venuto bene perché le verdure non andavano frullate. Io le ho frullate, quindi vabbè. La prossima volta le grattugio. E liquido perché ho messo troppe zucchine e anche un po' d'acqua per frullare le verdure dopo averle cotte in pentola. In padella mi sa che non vengono, quindi le metto in forno col coppapasta e vediamo come vengono. Basta che siano buone, anche se non saranno sicuramente belle. Queste sono le frittelle di verdure cotte in forno, che non sono tanto cotte, secondo me sotto perché si toglie, però sono buone, sono morbide, tipo dei tortini con le zucchine, tortini con i fagioli, tortini con i ceci, insomma, polpette di... no, polpette no, tortini ai ceci. Più che frittelle, però sono buonissime, sanno tantissimo di farina di ceci, provatele, io le rifarò sicuramente, magari anche in padella, non solo in forno. La prossima volta grattugio le verdure, stavolta non le ho grattugiate, va bene lo stesso, a presto.